Grazie Presidente. Negli ultimi giorni, dopo le elezioni in Iran, i mass media mondiali stanno diffondendo l'immagine di una sommossa popolare sollevatasi dopo la dubbia riconferma di Ahmadinejad alla presidenza dello Stato. Immagini terribili di violenza e scontri sono scosse sui nostri schermi, immagini che illustrano la volontà del regime che soffocano ogni tentativo di cambiamento. L'establishment iraniano non solo ha usato l'esercito come i suoi stessi cittadini, ma ha attentato alla libertà di informazione impedendo l'accesso a YouTube, dove venivano mostrate immagini dei scontri a Teheran riprese con i cellulari. Troupe giornalistiche di tutto il mondo sono state aggredite con il sequestro delle riprese video. Kalmash Shabazz, il giornale di Mir Hossein Mosavi, ex candidato moderato, è stato messo al bando. Il popolo tuttavia non si è arreso e ha continuato a far sentire la sua voce. Un'onda cavalcata principalmente della popolazione moderata dell'Iran, in particolare studenti e donne. I soldati sparano sulla folla e non si placano le violenze ai danni del civile. L'Italia e l'Europa non possono restare a guardare, devono sostenere con i mezzi e nei modi più opportuni questa primavera iraniana. Mi rivolgo allora al ministro degli esteri Franco Frattini affinché, come il suo solito costume, ci confermi su quanto sta accadendo a Teheran e sprogni i 27 paesi membri dell'Unione Europea ad assumere una posizione chiara e comune per salvaguardare i diritti umani e la libertà di informazione. Non vogliamo assistere all'impiccagione sommarie degli oppositori del regime per le strade del paese. Non dobbiamo permettere che in sede internazionale vengano abbassati i riflettori su una popolazione che sta lottando con tutte le sue forze per uscire dalla spirale di oscurantismo e estremismo e in cui è relegata da un manipolo di fondamentalismi. Non lasciamo gli iraniani soli. Non lasciamo gli iraniani soli. Grazie, grazie Presidente. Grazie a lei, onorevole Sbai.